Senski Passar, Ladies Bazaar è il bazar delle donne, è uno dei mercati più vecchi di Sofia, si cominciò nel XIX secolo, è vicino al centro storico di Sofia, si sviluppò rapidamente, è diventato uno dei centri commerciali più importanti della città nel XX secolo. Facciamo un giro nel Senski Bazar. Vediamo anche i prezzi. Hello. Nemanuska. Questa è l'uva di questa uva bianca, sei lake, è 3 euro al chilo, abbastanza cara. Thank you, bye. Bye. Peperoni a 70 centesimi. Bisogna considerare che qui uno stipendio minimo è di 300 euro. Here in Bulgaria the minimum wage is about $300. Pomodori a 1,50 centesimi al chilo, sempre in proporzione allo stipendio di 300 euro. Qui abbiamo le tipiche ceramiche della Bulgaria. Queste sono pentole che si usano per cucinare, 15 euro. Oggi domenica non c'è molta gente al mercato, molti negozi sono chiusi. Sono vetrine abbastanza modeste. L'olio d'oliva 4 euro al litro, per loro è carissimo. Questo è il tempio ortodosso di San Ciril, fu eretto nel 1878 in occasione del termine della guerra russo-turca. Continuiamo giro per il mercato. Ghirilli di noce, non so quanto siano il prezzo. Ah sì, sono di mezzo chilo, sono 3 euro. Mezzo chilo, 3 euro. Le pesche a 60 centesimi al chilo. È per questo che molti italiani vengono a vivere in Bulgaria. Conviene per il prezzo, eh? Conviene vivere qua perché i costi sono, con la pensione italiana, i costi sono molto convenienti. Della bellissima uva a 1 euro al chilo.
Melanzane 40 centesimi il chilo. Le mele a 60 centesimi il chilo. Comunque con lo stipendio di 300 euro mensili non fanno certo tanti salti. 300 euro in Bulgaria lo stipendio minimo, lo moltiplichiamo per 4, 1200 euro in Italia, lo stipendio minimo in Italia più o meno, moltiplichiamo per 4 i prezzi delle melanzane, del pomodoro, dell'uva, siamo pari pari che in Italia. Queste melanzane di qualità, 2 euro al chilo. Siamo nel centro storico di Sofia, ma come vedete le case sono molto fatiscenti. Questo è lo specchio del paese. Questa è una bilancia a disposizione della gente per controllare il peso, che non siano stati imbrogliati. Come vedete si controlla il peso dopo aver fatto la compera. I meloni a 70 centesimi al chilo. Faccio spesa anch'io di pesche. Un chilo, ok, un chilo. Виж го, чужденеца снима, че такива цени от притех не има. Ама иска да купи една праскова. Ти му кажи една праскова, ако юро. Спешъл прайс. 150, окей. Окей. Thank you. Good.